Pescara ricorda il 30° anniversario della strage di Capaci e Via D'Amelio. Nella sala consiliare del comune, con gli istituti comprensivi, sono state ricordate le vittime delle stragi per non dimenticare mai il loro sacrificio e quello di tutti i servitori dello Stato, come Falcone e Borsellino. All'incontro hanno preso parte il sindaco Carlo Masci, il fondatore del premio Borsellino Leon Odari, l'assessore Maria Rita Carota e altri testimoni della convivenza difficile con la criminalità organizzata e della forza di essere sempre dalla stessa parte, quella della legalità. Leon Odari presenta la grande manifestazione del prossimo 23 maggio al Teatro Circus di Pescara con 700 studenti e la diretta su Rete 8 a partire dalle ore 10. Poi sarà in diretta su Rete 8 e sarà in streaming sulla piattaforma YouTube del Premio Borsellino, quindi tutti potranno vederla. Un'altra cosa importante è che sarà una manifestazione piena, con il teatro tutta piena, solo di ragazzi. Ci saranno 7 procuratori sotto scorta e ci saranno tutte le autorità cittadine, dal sindaco al prefetto, al questore, al comandante dei carabinieri, al comandante della Guardia di Finanza, fino ad arrivare ai docenti, perché tutta questa manifestazione è dedicata prevalentemente ai ragazzi, agli studenti, a coloro a cui noi ci rivolgiamo tutto l'anno. Particolare ringraziamento al direttore Carmine e a Rete 8 che manderanno questa manifestazione in diretta. Grazie. Quando si tratta di legalità, lei non può mancare. Assolutamente, ne ho fatto una ragione di vita. Ovviamente la mia esperienza parte da un contesto particolare, forse ecco, proprio l'esperienza di Scampia mi ha indotto ad impegnarmi in questo senso, perché mi sono convinto anche attraverso le illegalità che ci sono in abbondanza in quel territorio e anche le sofferenze, le prevaricazioni, le vessazioni che i cittadini subiscono da parte della criminalità organizzata, non solo di impegnarmi per la legalità che è straordinariamente conveniente, ma anche per sostenere i cittadini così martoriati, così massacrati, e dare loro coraggio e insieme scoprire l'importanza anche della denuncia. Assessore, Pescara si prepara ad ospitare questa bella manifestazione. Sì, è una manifestazione importante perché celebriamo il trentennale della scomparsa di Giovanni Falcone, di sua moglie, della scorta, un anniversario importante ed è molto bello sapere che l'organizzazione dell'evento è stata fatta coinvolgendo le scuole, quindi i ragazzi, quelli che sono il nostro futuro.